cosa può succedere a una persona, magari a un uomo qualunque, e magari forse anche su un treno qualunque, a una moglie lontana, a una figlia adolescente, quindi possiamo capire le problematiche di quell'età. Due genitori, insomma, che danno un pochino da fare, due genitori sicuramente problematici, ma soprattutto un attacco di panico e da lì è il via. Conosciamo allora da vicino il mio salotto per entrare e parlare proprio di questo tema, ma soprattutto di questo film. Grazie allora davvero al mio salotto, grazie a Massimo Menchi, regista, grazie per essere qui, grazie a Monica Maduzzi, attrice, poi diremo anche madre del protagonista, e grazie a Stefano Covili, aiuto regista, commontatore, insomma, siete un po' le due metà della mela, no? Di questo film. Sì, sì. Allora, io all'inizio ho cercato molto brevemente, sicuramente molto male anche, di dire qualcosa, di dare qualche input su questo A.R, che a me fa pensare andata e ritorno, però so che non è solo quello. Massimo, un film, un lungometraggio, più o meno 82 minuti se non sbaglio, sì, 82 minuti, di commedia, possiamo definirla anche agrodolce. Fra l'altro sì, abbiamo il piacere, l'onore davvero, lo dico anche emozionata, perché ci sarà una prima assoluta il 18 di aprile al Cinema Astra, quindi insomma ragazzi, io sono contenta perché stiamo dando quasi la notizia in esclusiva, possiamo dire questo, quasi, quindi sono contenta. Battaglia. Comunque insomma di esserci anch'io nel poter condividere con voi questa emozione. E soprattutto un film che è nato così, un po' da una grande passione, un sogno che si è realizzato. Sì, un'idea folle direi, perché il progetto nasce da un testo teatrale, Pasta Frolla, il cui soggetto è di Sergio Giacomini e Monia Macchioni. E Monia Macchioni ha scritto il testo teatrale, che è stato portato in scena due volte a Rubiera e a Reggio, e poi diciamo nella rappresentazione teatrale erano coinvolti Monia Macchioni, che ha scritto la sceneggiatura, Sergio Giacomini, che aveva scritto la musica, e Stefano per le videoinstallazioni durante lo spettacolo. Loro tre hanno avuto l'idea malsana di chiedere a me se volevo fare la regia di un film tratto da questo testo. Per cui una sera di ottobre 2014 ci siamo seduti in birreria e davanti, bevendo, davanti a un chinotto, quindi pensate che meraviglia. Nonostante Sergio Giacomini sia contrario al chinotto, ma però è stato utile. È stato un'esclusiva del regista il chinotto, io mi dissocio. È stato però bellissimo, no? Quindi da questa serata, che magari insomma poteva anche terminare come tante serate soltanto con delle chiacchiere, no? In compagnia di amici, invece per qui no, è nata un'idea che poi si è concretizzata in un traguardo per noi, perché insomma il 18 aprile per noi è il traguardo di un sogno che avevamo e che abbiamo portato a termine con parecchia fatica, però grande passione, insomma grande determinazione, e con l'aiuto e la disponibilità di tutti quelli che hanno partecipato al progetto. Da lì siamo partiti e abbiamo completamente riscritto la sceneggiatura, Monia ha riscritto la sceneggiatura confrontandosi con noi per un inverno intero, poi dopo in primavera abbiamo cercato le location, abbiamo fatto delle prove, dei casting, e in settembre 2015 abbiamo iniziato a girare e abbiamo finito di girare alla fine di novembre 2015. Beh, insomma, tre mesi di riprese, considera 20 location diverse su tutta la provincia, per cui da Piumazzo a Campo Galliano, siamo andati a girare al Ponte della Fola a Pieve Pelago. Quindi ci farete anche gustare un po' alcuni luoghi, no? Alcuni posti della nostra terra. È un progetto completamente modenese, girato da una troupe completamente modenese. E niente, quando abbiamo finito di fare le riprese, poi dopo io e Stefano ci siamo messi al lavoro, purtroppo nei ritagli di tempo, perché qua nessuno ci vive di questo lavoro. Ricordiamo che è autofinanziato, per cui un progetto minuscolo. Però minuscolo anche perché comunque tutti hanno dato una disponibilità assoluta, chi ha concesso le location, gli attori che si sono resi disponibili, e con i mezzi che avevamo però siamo riusciti ad arrivare in fondo.
Anche perché, insomma, per dare un po' di numeri, io lo dico sempre, io do sempre i numeri, è una mia caratteristica, abbiamo più o meno, avete, più o meno all'attivo 21 attori con battuta, dico bene, ci sono 20 attori comparse, che hanno almeno una battuta, una quarantina di comparse, insomma, quindi... abbiamo girato ad Atto Zero, abbiamo girato la Una Hotel, che ci ha concesso un piano intero dell'hotel, abbiamo girato... Insomma, abbiamo girato da, si può dire, da Hermes a Stile Libero in Via Taglio, insomma, quindi tanti tutti luoghi diversi, abbiamo girato anche usando a casa di titolo. Monica, abbiamo girato a casa della figlia del protagonista, che è una sedicenne esplosiva, perché Giada Debbia è per la prima volta sullo schermo, però è straordinaria, anche se non mi piace straordinaria, però veramente... Lei è, ecco, incontenibile. Ricordiamo, appunto, hai citato il protagonista, che è Enzo Francesca, insomma, attore anche di musical importanti, molto interessanti, insomma. Sì, anche regista teatrale. E lui ha dovuto subire le nostre pretese per 3 mesi interi, seguendoci ogni weekend, in qualsiasi, perché per lui praticamente c'è in tutte le scene, per cui... Eh certo. Insomma, ha dovuto subire ovviamente quelle che sono un po' le dritte, ma si sa che è così, insomma, dei registi, no? Insomma, quindi è bene anche questo, ma soprattutto, io ti sto guardando, ha dovuto subire un po', insomma, il nostro ruolo di mamme, no? Mm-hmm. Quello che è il ruolo delle mamme, a volte un po', insomma, anche la difficoltà del rapporto genitori-figli, insomma. Monica, appunto, attrice, con la tua esperienza, e in questo caso, appunto, tu sei la mamma, una mamma un po' problematica. Molto cosa problematica. Cosa succede nella vita di questo povero figlio? Sono un pochino ammalata e quindi non sempre lo riconosco. È una situazione un po' delicata. Certo. Ma la cosa bella che mi è piaciuto moltissimo di questo personaggio, che nonostante le sue assenze, le sue così sparizioni mentali, certo, diciamo, che è comunque anche un tema molto attuale, esatto, molto importante e interessante, sì. Questo lei rimane mamma nell'animo, bello, fino in fondo, perché negli sprazzi di lucidità ha un amore per questo figlio sconfinato, come giusto che sia, ovviamente, come fa parte proprio nel DNA, esatto, di noi mamme, questo, esatto, è molto bello. Esatto. Senti, e questo ruolo ti piace? L'hai sentito comunque per alcuni aspetti ritagliato abbastanza su di te? Hai fatto invece fatica a entrare in questo ruolo? Sei un'attrice, quindi è chiaro che sarei stata perfetta, questo è chiaro. No, però insomma, grazie. A volte quando si entra in un personaggio, insomma, sì, diventa anche più facile, sì, se lo si sente un po' vicino. Beh, francamente non ho fatto molto fatica, anche perché sono stata aiutata moltissimo da tutti. Innanzitutto da Enzo, che è bravissimo, e già lo ammiravo precedentemente come spettatrice, ma poi lavorare con lui, lavorare con Massimo, con tutti, è stata una cosa estremamente piacevole, e mi sentivo sorretta, come posso dire, appoggiata da tutti, e mi è venuto abbastanza facile fare quello che ho fatto, e ripeto, mi sento molto mamma anche nella malattia, e quindi, insomma, ho cercato, certo, di dare quello che ho potuto. Le mamme sono sempre mamme, mm-hmm, anche quando penso non stanno, sì, bene. Quindi sì, penso di credo, sì, che il suo personaggio venga fuori molto bello, anche più di quello che ci immaginavamo. Forse vi aspettavate, beh, questo, sì, è un bel successo. Molto. Ecco, beh, sicuramente, voglio dire, il lavoro dell'attore è molto importante, il lavoro che avviene davanti alla telecamera, però insomma sappiamo che quello che è poi la scelta, no? È effettiva, il lavoro che c'è dietro, che a volte magari a casa, i nostri amici a casa che ci seguono, insomma, questo vale sia per la televisione, ma molto ovviamente nel cinema, non si sa, non è conosciuto la post-produzione, insomma, quello che c'è il lavoro dietro, insomma. Stefano, sì, ne sai bene davvero tanto tu, sì, insomma, aiuto regista, appunto, come montatore, quindi insomma dopo davvero c'è tutto un mondo da fare. Sì, per un anno intero, Come ricordava Massimo, ci siamo trovati tutti i sabati minuziosamente a centellinare tutto il girato e a tagliare, montare, rimontare, perché poi è capitato ad esempio che una prima stesura magari di determinate scene, rivista magari nel complesso su una inserita, diciamo, in una durata più lunga, poteva non essere così soddisfacente, quindi molto spesso siamo anche tornati indietro a riconsiderare un po' tutto quello che avevamo fatto.
È un lavoro minuzioso, ma è un lavoro sì, importantissimo, perché comunque è una percentuale decisamente alta nella resa finale del film. Certo. Perché poi non ci si rende conto che un film, pur piccolo che sia, comunque passa da una sceneggiatura alle riprese, al montaggio e cambia sempre. Sì. Prima è una sceneggiatura, poi le riprese sì. fanno qualcosa di diverso, il montaggio fa qualcos'altro sì. di diverso ancora, per cui è un work in progress proprio. È veramente un lavoro in progressione di cui la gente non si rende veramente conto. Vede il prodotto finale Poi sembra sempre tutto facile, diciamo la verità. Sì. Per noi che lavoriamo da in televisione un po' in questo settore dall'esterno, può sembrare ad alcuni, non a tutti, sempre tutto molto facile, molto giocoso. C'è tanto lavoro dietro, insomma, quando le cose si vogliono fare lavoro, bene. Sì. Ecco, fra l'altro, noi abbiamo la fortuna di avere anche degli spezzoni. Fra l'altro, adesso li lanceremo e poi anche delle immagini che mi piacerebbe vedere in onda, perché appunto raccontano un po' quello che è il vostro backstage, insomma, in qualche modo il lavoro davvero, come dicevamo adesso, che c'è dietro. Però prima, solo al volo, ecco questo, perché io poi ho lanciato un po' all'inizio un input, un uomo qualunque, in qualche modo un personaggio forse che alla fine possiamo un po' ritrovare in ognuno di noi, mi verrebbe da dire. Infatti già anche il nome Andrea Rossi in fondo è un nome abbastanza semplice, comune, sì. E ma un A.R. che mi fa pensare anche un andata e ritorno, perché c'è un percorso. Cosa deve ritrovare proprio. Cosa deve recuperare un po' questo personaggio, se stesso, fondamentalmente sì, se deve stesso. Riappropriarsi della propria vita e lo fa diciamo attraverso il percorso con una psicoterapeuta speciale che noi chiamiamo sciamana, che è Narita Ansaloni, interpretato da Narita Ansaloni, che nel film è Anastasia, che nel film è Anastasia Levski, anche se il cognome non si sente mai, però per noi si chiama così, nella sceneggiatura c'è scritto così, sì. Niente, lui intraprende questo percorso e particolare, diciamo, quantomeno sopra le righe, attraverso dei compiti che lei le dà da svolgere e grazie ai quali incontrerà delle persone, si porrà delle domande e risolverà i suoi problemi, perché in fondo poi è una commedia, diciamo, cioè non è che siamo andati a scavare, è il percorso di una persona che fondamentalmente potremmo essere tutti noi. Certo. E l'attacco di panico, io sottolineo questo, è un po' è un po' l'input sì. che dà il via, quindi insomma sì, questo sì. potrebbe anche un po' racchiudere un concetto che può sembrare retorico e banale, però insomma, no, che da un momento di crisi può nascere poi un'opportunità. Insomma, allora guardiamo il primo spezzone, che secondo me per la regia è indicato proprio come Anastasia, insomma, quindi questo impatto importante con questa psicoterapeuta. Vediamo se è pronta la regia con i nostri spezzoni. Alla parte devo guarda dire che io denuncio il ordine. Mi sta forse istigando al suicidio? Oppure vuole eliminarmi con una punturina? Io ho sopportato anche troppo da lei. Che razza di... Non ha capito niente. Ma che problema avete tutti con la morte? Questo argomento inaffrontabile, indecente, delicato, oscuro! Morire è un esercizio fondamentale. Se si vuole ricominciare. E poi serve anche per abituarsi a vivere. Ah, insiste! Non le sto chiedendo di suicidarsi, ma riesce a rilassarsi un minuto. Beh, è intenso, interessante. Poi anche c'è anche questo sguardo. Sì, lei ha un ruolo importante e mi sembra veramente anche come physique du role, sì, magnetica, sì, esatto. Sì, sì, magnetica, è folle. Sì, ha quel lampo negli occhi che... Questo sguardo, sì. Sì, è incredibile, Narita è veramente stata veramente fantastica, bravissima. Quindi insomma anche la scelta, ecco, durante, proprio magari velocemente, però anche nella scelta proprio degli attori, questi provini, questi casting che avete fatto. Devo dire che secondo me siamo stati molto fortunati, sì. perché siamo andati... Anche in generale siamo stati baciati dalla fortuna nel nostro piccolo in tutte le fasi della lavorazione, perché anche le persone che abbiamo trovato per interpretare i personaggi, spesso al primo colpo abbiamo trovato le persone che secondo noi erano quelle giuste. Sì, e poi devo dire che dobbiamo ringraziare Monica, ecco. Perché lei
che è introdotta, diciamo, in questo ambiente di teatro, ci ha trovato quasi tutti gli attori e ci ha fatto incontrare un sacco di persone. Ecco, quindi sei stata, vedi le mamme. Mamme hanno mille ruoli. Avendo avuto rapporti con tante persone, certo, so come lavoravano. Anna Rita, per esempio, ha fatto degli spettacoli teatrali bellissimi in passato, l'ho sempre amato molto il suo modo di recitare. Quindi quando Massimo mi ha parlato di questo personaggio, io ho immediatamente pensato a lei. Tu hai visto lei? Sì, ho visto lei. Sì, sì, è lei. Facile, perché avete visto che personaggio, certo, che è. Certo. Sì. Però adesso vediamo te, perché sono curiosa. Sì. Adesso allora guardiamo invece lo stralcio, proprio dove c'è la mamma. Tra 10 minuti andiamo, mamma. Che Rossi ha già preparato il pranzo. Oggi c'è la pasta al forno. Ti piace ancora la pasta al forno, no? Buonissima la pasta al forno. Io la faccio sempre a mio figlio. Gli piace da matto. Con ragù di vitello e poca salsiccia, tanta besciamella, poco poco pomodoro e tanto parmigiano. Allora andiamo, dai, che oggi abbiamo fatto una bella passeggiata. Mi è venuta anche tanta fame. A te no? Carino. Purtroppo non lo riconosco, io non lo riconosco, so che è mio, certo, figlio, sto parlando, si capisce, perché estraneo. Dice, appunto, piace tanto a mio figlio, ma il tuo figlio è lì di fianco, quindi è chiaro, è sicuramente, come ci siamo detti anche nella telefonata precedente, sì, questa nostra chiacchierata, questo agrodolce effettivamente, sì, insomma, che c'è, però secondo me, insomma, c'è sempre poi un risvolto bello nella vita, positivo, scusate, il mio eterno ottimismo, io voglio vederlo così, e comunque nei tuoi occhi, anche nei tuoi occhi di mamma, appunto nel film emerge comunque questo, questa tua, forse anche serenità. Mm-hmm. Sì. Certo, non è stato facile, immagino, interpretare adesso, per quanto appunto uno sia professionista, sia bravo, eccetera, anche una problematica, certo, no? Di salute, che grazie a Dio appunto uno non sta vivendo, quindi no, insomma è chiaro che diventa qualcosa veramente di non semplice. No, infatti ho avuto qualche problema in una scena piuttosto importante che provoca il crollo definitivo di Andrea. E facevo fatica, ho fatto arrabbiare Massimo, ho fatto arrabbiare il regista, perché dovevo essere un po' anche, avere qualche reazione fisica nei confronti di mio figlio, certo, e non ce la facevo, perché era più forte di me, non riuscivo a procurargli dei... Non riusciva a essere cattivo. Non riusciva a essere cattivo. Inconsciamente cattivo. No, sì, a tirare fuori magari quella istintività che certi, sì, tipi di problematiche, appunto. Infatti, l'ho fatto un po' arrabbiare, è vero Massimo? Sì, vabbè, era l'ultimo giorno, il penultimo giorno di ripresa, per cui ormai... Non potevamo, quindi, insomma, esatto, non potevamo sbagliare. Beh, comunque, insomma, nell'insieme, Stefano, come sono stati questi attori da gestire? Beh, sono stati fantastici. Guarda, voglio la verità, eh? No, no, cioè, ma molto sinceramente. Rivalità? No. Ecco, quello, proprio la cosa che ci ha facilitato il compito è stato il rapporto che siamo riusciti a creare tra di noi, proprio. Non c'è mai stato uno screzio. Abbiamo lavorato assolutamente in scioltezza e proprio con molta allegria, con molta serenità. Questo è bello, proprio. Questo d'altra parte fa un po', è proprio quello che si diceva siamo all'inizio. Siamo permessi addirittura di girare una giornata intera e poi di ammettere che il posto era sbagliato, sì, che avete rifatto, se la location non andava, sì, bene, e di rifare tutto da un'altra parte. Sì. Cioè, fantastici, no, veramente. Evidentemente, quindi lì bisogna essere proprio affiatati, però, evidentemente, esatto, quello non era il luogo giusto. Però, e loro come l'hanno presa, però, quando gliel'avete detto? Bene, perché erano tutti, sì, d'accordo, secondo me. Monica, sì, l'hanno presa bene? Io non c'ero in quella scena. Però mi hanno riferito che sì, che è andato tutto, no, bene. No, certo, immagino. No, sembra perché... una cosa piccola, però... No, non è piccola. Preparare una location per una... So bene cosa vuoi dire, quindi... Era, tra l'altro, lo studio della psicoterapeuta, per cui un luogo importantissimo e... Fondamentale. E niente, abbiamo cambiato completamente, però abbiamo trovato il posto giusto. Però adesso è a posto tutto, non c'è da cambiare niente, no, quindi esatto. Non c'è da cambiare niente. E appunto abbiamo detto la prima ufficiale. Quel che ha fatto è fatto.
Esatto, è il 18 di aprile al Cinemastra. E un ingresso su invito, ingresso aperto a tutti? Ti voglio lanciare un po' questo prezzo messaggio. Unico 5 euro. Ah, perfetto, quindi facciamo, proprio, cioè... poi è chiaro che ci saranno degli inviti, come però si voglio dire, l'ingresso è per tutti, l'ingresso sì, assolutamente sì, voglio dire, non è tutti, esatto, è aperto a tutti. Più gente viene, meglio è. Certo, però diciamolo, quindi 18 di aprile, ore 21 al Cinemastra. Cinemastra, Modena. AR, andate e ritorno, e Andrea Rossi. Secondo me potrebbe essere un viaggio anche dentro ognuno di noi. Sì. Posso aggiungere? Volentieri, dobbiamo anche vedere un altro spezzone, assolutamente sì. Molto rapidamente, mi sembra corretto aggiungere due persone, diciamo, quelle che abbiamo già citato, perché ovviamente il film ha patito della mancanza di mezzi tecnici, no? Per cui in post-produzione io e Stefano abbiamo avuto il supporto di Giordano Mazzi, che è un importante arrangiatore e ha curato la post-produzione del suono, e Giordano Mazzi ha curato il suono dell'ultimo di Mine Celentano, per dire, per cui insomma, certo, stiamo parlando di una persona. Certo. E poi un'altra persona fondamentale, in questa fase soprattutto, e senza di lei non saremmo qua, perché Silvia Bulgarelli, che ha fatto le foto del backstage, si è occupata anche della parte social, della promozione, delle locandine, della grafica. Certo. Poi insomma sappiamo anche dell'importanza della musica, sempre. Sì. Colonna sonora della vita, io dico, ma è dei film. In questo caso di Sergio Giacomini. Sergio Giacomini, Sassuolo, che tra l'altro, insomma, esatto, un sassolese che ci ha concesso le musiche dei suoi due CD. E tra l'altro, perché nel film abbiamo tutti e quattro noi, diciamo, del progetto originale, un cameo, ci siamo regalati un cameo, mentre invece Sergio ha un ruolo molto importante nel film, c'è un momento del film in cui lui ha un ruolo importante nei confronti del protagonista. Ah, però ci siete anche voi due? Ci siamo tutti e tre, tutti e quattro, tutti e quattro, però in questo caso lui appariamo presenti qui con me, dico anche voi due. Come... piccolo cameo senza dire una parola. Sergio invece ha un ruolo, come diceva Massimo, certo, molto importante proprio nello sviluppo, nel percorso. E voi che passate come Hitchcock, diciamo. Allora guardiamo invece adesso, proprio perché poi altro aspetto della vita, insomma, sono poi gli amici, no? D'altra parte, insomma, quello che avviene proprio in una birreria, se non sbaglio, sì, perché poi tutto è partito questo progetto proprio in quella serata. Birreria di cui in quella birreria, guarda, non ce l'eravamo detti, non lo sapevo. Questo ma è il momento in cui lui dice che va da uno psicologa, per cui gli amici. E quindi ecco, quindi è il momento in cui uno insomma si esprime, si apre un attimo, magari mettendo in evidenza una difficoltà. Vediamo un po' gli amici come sanno accogliere questa informazione che viene data, così anche personale. Allora guardiamo questo ultimo contributo. Ma vai a vedere, o vai a farti vedere tu, com'è con la torre fila? Aspetta, ce l'ho. Lo scienziato è quello che cerca il gatto nero in una stanza buia. Il filosofo è quello che cerca il gatto nero in una stanza buia dove non ci sono gatti neri. Lo psicologo? Cosa? Ma sì, lo psicologo in questo scherzo cosa fa? Cosa fa cosa? Ma piantala, filo. Lo psicologo cerca il gatto nero in una stanza buia dove non ci sono gatti neri e lo trova. Non l'ho capito, ma veramente sei messo così male? Propongo brindisi, eh? Ah sì, brindiamo al nostro amico che vuole ritrovare se stesso. Non al pero, non al melo, ma al fico e alla sua gentil consorte! Signori, era ora. Habemus psicologae! Non sappiamo cosa succederà. Stavamo commentando adesso, mi sono molto incuriosita, perché devo dire la verità, il 18 di aprile, cioè veramente, mi voglio organizzare, voglio esserci. No, appunto, la mia curiosità era questa, stavo appunto distraendo un attimo Massimo, perché mi piace molto anche questa scena finale di questi amici, beh, insomma, è molto, molto vera, molto reale. Fra l'altro anche proprio recitata con molta spontaneità, no? E dicevamo appunto che, ricordiamo che la prima è appunto il 18 di aprile al Cinemastra, però quindi io sono curiosa. E poi sicuramente il mio consiglio è di seguirvi sempre, perché... e per appunto Speriamo. Seguire il percorso di questo film a punto R è andata e ritorno Andrea Rossi, ovviamente un uomo qualunque, ma anche tutto quello che saranno i vostri progetti, perché il tempo corre veloce, poi so che c'è qualcosa forse nell'aria, però insomma non si può dire troppo, quindi insomma io, sai, sono una femmina, una donna, sono curiosa. Vi seguirò.
sempre. Bene, allora, grazie. Ragazzi, davvero grazie per essere grazie stati qui grazie con me, qui con noi, per aver condiviso questa bella anteprima. Quindi il 18 di aprile Cinemastra, ovviamente, per un film, per fare un viaggio interessante, secondo me molto molto interessante.